Sento spesso dire da altri allenatori, da magari i miei vecchi allievi, da allievi dei miei effettivamente studenti, che sono effettivamente istruttori, di persone che tendono ad annoiarsi mentre si allenano, o comunque di annoiarsi di fare continuamente la stessa cosa. Questa cosa però è inevitabile. È come se un powerlifter si annoiasse di fare sempre panca, squat e stacchi, ok? Però è inevitabile, fa parte effettivamente della disciplina sportiva e quindi non si può fare da meno. E quindi allo stesso tempo magari c'è chi vuole fare planche e si annoia a fare continuamente planche o comunque varie forme da planche, quindi magari ci sono 5-6 forme che si continuano a ripetere per assumere e acquisire una determinata competenza psicofisica, ma anche a livello neurale, sistema nervoso e quindi memorizzare tutti i sistemi che servono per poi passare a livello superiore, che effettivamente sono inevitabili, non si possono saltare, perché sennò si può incombere a infortuni successivamente per poi ritornarci successivamente. Di conseguenza, ragazzi, il fatto è che effettivamente non potete non annoiarvi, cioè in realtà il fatto di annoiarvi nel fare una determinata cosa è puramente un fatto che è la vostra percezione che rende noiosa tale cosa che voi state facendo. Cioè è tutta una cosa mentale, perché io non mi stufo mai di fare una magari scheda che sto facendo magari da un anno e mezzo? Perché la mia percezione tende in maniera assoluta, se si può definire così, il continuo e costante miglioramento. Cioè, se una scheda e una programmazione ti fa continuare a migliorare, ti continua a migliorare, e perché cambiare? Perché cambiare una squadra solo perché al pubblico non piace che gioca in quel modo, anche se sta vincendo? Cioè, è veramente stupido fare una cosa del genere. Altro fattore è effettivamente che vi annoiate per il semplice fatto che quello che state facendo non vi compiaccia assolutamente. Quindi andate a fare un altro sport, consiglio che magari vi posso dare, ma proprio a livello generale, se vi annoiate a fare calcio, andate a fare atletica, se vi annoiate a fare atletica, andate a fare arti marziali, se andate a fare arti marziali, andate a fare calisthenics, se vi annoiate a fare calisthenics, andate a fare powerlifting, eccetera, 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 ok? Quindi è una boh, non so come cazzo si dice, però comunque è tutto un susseguire costante e illimitato. Quindi poi quando trovate quella disciplina sportiva o quello sport che vi compiace e vi soddisfa e vi dà quella carica costante, nonostante che fate e facciate sempre le stesse cose o la stessa skills, avete trovato quella giusta.